Carlo era un professionista straordinario. Ha sofferto sicuramente per la situazione clinica del figlio, che stava poco bene. Questa vicenda lo aveva segnato. La sofferenza era arrivata all'estremo e lui ha maturato questa idea. Le condizioni del figlio hanno pesato molto sulla sua esistenza. È nel dolore insopportabile che si nasconde, secondo il legale Emilio Bafile, il folle atto di Carlo Vicentini. Vicentini, urologo in pensione da qualche mese, la notte del 29 marzo ha assassinato l'intera famiglia. La strage è avvenuta nella loro villetta di Tempera, L'Aquila. L'ex medico e professore universitario ha atteso che sua moglie e i suoi figli andassero a letto prima di prendere una pistola tedesca risalente alla Seconda Guerra Mondiale, una Walther P38 regolarmente detenuta, e sparare a tutti e tre. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e ha messo fine a quella che l'avvocato ha definito una immane sofferenza. Il primo proiettile ha ucciso il figlio Massimo, disabile di 43 anni affetto dalla nascita da un'incurabile malattia neurodegenerativa. Era su una sedia a rotelle. Di recente la situazione clinica era peggiorata, tanto che l'uomo non riusciva più ad alzarsi dal letto. Passava le giornate attaccato a un macchinario che gli permetteva di respirare. Il padre non accettava le condizioni del figlio e quell'ulteriore aggravamento lo aveva fatto sprofondare nella disperazione. Ma Vicentini non si è fermato qui. Dopo il figlio, ha sparato anche alla moglie Carla Pasqua, ex dipendente dell'ASL dell'Aquila. Poi è entrato nella stanza della figlia Alessandra, nutrizionista di 36 anni. La ragazza aveva sentito gli spari e stava cercando di scappare, ma non ci è riuscita. Il padre l'ha uccisa con un colpo solo. Per gli investigatori, il massacro si è consumato verso le 2 di mattina. In quel periodo, Alessandra Vicentini si è collegata su WhatsApp per l'ultima volta. Ma se così fosse, il padre non si sarebbe suicidato dopo aver sterminato la famiglia. Secondo il medico legale, la sua morte risale a qualche ora più tardi. L'uomo avrebbe atteso per ore prima di tornare in camera da letto, puntarsi la pistola alla testa e completare il suo piano. Ma è solo un'ipotesi. Il massacro sarebbe stato pianificato e organizzato nei giorni precedenti. Lo si può dedurre da due dettagli. Innanzitutto, l'uomo avrebbe dato in affidamento i suoi cani, tranne il pastore tedesco che non si separava mai dal figlio. Per non essere disturbato durante il suo atto omicida, aveva informato amici e parenti che per alcuni giorni la casa sarebbe stata vuota. Lo ha raccontato suo fratello Giovanni Vicentini il giorno della scoperta dei corpi, il 31 marzo. Ha detto il fratello sotto shock: «Due giorni fa Carlo mi aveva detto che tutta la famiglia sarebbe andata al mare a Tortoreto. Ieri ho provato a contattarlo senza ricevere risposta. Ho solo visto che le finestre erano abbassate e ho pensato fossero già partiti. Solo oggi, quando sono andati ad aprire la porta, ci siamo resi conto della tragedia». Verso mezzogiorno, preoccupati perché nessuno rispondeva al telefono, alcuni parenti si sono recati a casa dei Vicentini e hanno fatto la scoperta raccapricciante. Le quattro vittime, in pigiama, giacevano sul pavimento. C'era sangue dappertutto. Gli agenti di polizia della squadra mobile, coordinati dal PM Guido Cocco, hanno trovato una lettera in cucina. Era stata scritta a mano da Carlo con mano incerta. Il contenuto è al vaglio degli investigatori. Il biglietto, definito delirante dai poliziotti, contiene frasi incomprensibili con le quali il medico cercava di spiegare la sua situazione, accusando confusamente alcune persone. L'omicida era in una spirale depressiva. A gravare sulla sua sanità mentale non c'era solo la disabilità del figlio, ma anche la perdita di alcuni familiari. La cognata è morta nel terremoto del 2009. I fratelli Gaspare e Alfonso sono morti qualche anno fa in un terribile incidente stradale. L'aggravamento del figlio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, aggiungendo dolore
a dolore.